Ok, bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su The Crew 2. Ho deciso di ritornare di nuovo su questo gioco perché ieri in live è successa una cosa veramente pazzesca, che sicuramente molti di voi non avranno visto perché voi non venite in live, ma noi siamo in live tutte le sere e tutti i giorni. Vi lascerò il link del canale YouTube in descrizione. Allora, non notate niente di strano in alto a destra? 897.685 crediti. Ieri live ne avevo 1 milione. Infatti nessuno stava capendo e tutti stavamo arrivando a delle conclusioni veramente assurde, del tipo: tu hai shoppato, tu ti sei moddato l'account, tu stai hackerando. No, vabbè. Non ci posso credere. Cosa? Ma guarda il live, quanti crediti ho? Sono quelli neri o blu? Ma Quelli blu, dopo quelli neri. Oh quanti ne hai? Ma mio Dio. come fai ad avere tutti quei Ma crediti? c'è, ma è strano, c'è 1 milione di crediti. No. Ma hai creato di più oppure cosa? No. Ma non è che hai shoppato tu con Shoppo, metto a quei. shoppare. Sì, ti metto a shoppare. Invece no, ragazzi, io su The Crew non entro da 2 o 3 mesi. E ieri ho trovato tutti questi crediti qua. Infatti stamattina cosa faremo, ragazzi? Compreremo il bundle che comprende la Koenigsegg Jesko e la McLaren F1. Poi, se questo video raggiungerà 2000 like, ma attenzione, 2000 like sono appunto per capire se li volete questo gioco, comprerò la Bugatti Divo. Infatti, se volete vedere, io posso pure comprarla, 297.000, e io ne ho 897.000, quindi ha voglia di comprare. Ma stamattina ci occuperemo del bundle che comprende appunto la Koenigsegg Jesko, che è sempre del 2020. E poi ragazzi, ieri ho comunque shoppato alcune cose, il fumo, le ruote, il clacson, i LED, oddio. Ok, perfetto ragazzi, andiamo subito a comprare il bundle. Si compra qui, vedete? Allora, vi faccio anche vedere ieri cosa ho preso. Ok, perfetto ragazzi, compriamo il bundle della Jesko. Questo è il negozio dove potete comprare questi oggetti. Perfetto. Allora, il bundle della Jesko è questo. Unlimited power e costa 321.727 crediti. E ci dà la McLaren F1 e la Koenigsegg Jesko del 2020 da 1280 cavalli, ragazzi, una bomba di macchina. E poi, come vedete, abbiamo anche altri pacchetti. Vanity Pack, che comprende il fumo ciano, vedete? E pneumatico rally blu estremo, che poi vi farò vedere, ragazzi, in futuro. Su questa macchina qui l'ho comprata ieri in un bundle che comprendeva appunto LED e anche altre cose veramente belle. Comunque dai, andiamo a comprare questo bundle qui. Non vedo l'ora, acquista bundle. Eccolo qua ragazzi, 321.727 crediti. Bam, bundle acquistato ragazzi. Ottimo, eccolo qui in possesso. E dai, non vedo l'ora. Prendiamo subito questa Koenigsegg Jesko, vediamo pure se possiamo portarla in casa, così me la modifico lì. Eccola qua ragazzi, scegliamola. Pare ci siano delle novità per noi al Gucci. Mamma Non passiamo da mia. lì da tipo una vita. Dovremmo dare un'occhiata. È Penso che fantastica, ci sono ancora ragazzi. tutte le mie cose. Che sound! Allora, facciamo subito una cosa. Impostiamo il punto a casa, perché sicuramente voglio anche modificarla, ragazzi. Io ce l'ho a casa a Malibu. Faccio imposta destinazione e andiamo fin lì con questa macchina così stock, senza aver messo nessun pezzo. Gli interni sono fatti così. Mamma mia! Paurosa, ragazzi. No. Mamma mia, sentiamo il sound. Koenigsegg Jesko tutta per voi. Comunque ragazzi, mi raccomando, lasciate like, arriviamo a 2000 like, così compriamo anche la Bugatti Divo. Lo sapete, sempre la stessa storia, io i like non li chiedo mai, però quando si tratta di un gioco che non portiamo da tanto tempo,
voglio capire se a voi interessa che io lo riporto, capito? Solo per questo. Comunque ecco la coinazione, ragazzi, poi sicuramente la testiamo sul rettilineo, perché voglio vedere sicuramente la velocità massima. Mamma mia, una bestia, ragazzi. Non vedevo l'ora, ok? Perché io erano macchine che io non potevo permettermi. Questa qui costa tipo 2 milioni, la Bugatti Divo 2.9 milioni, quindi sono veramente delle cifre assurde che non posso spendere perché non posso nerdare come una volta su questo gioco qui. Però, diciamo, ci siamo trovati in questa situazione, quindi approfittiamone. Guardate qua, ragazzi! Oddio! No! Bellissimo lo spoiler che bellissimo lo spoiler che quando freni si alza. No, vabbè. La sto rivalutando, ragazzi, la Koenigsegg Jesko, eh. Prima era una macchina che poco mi interessava. Pensavo sempre Bugatti Divo, Ferrari, Lamborghini, però pure la Koenigsegg Jesko, ragazzi, si è il fatto suo. Dovevamo girare, mannaggia. Ehi, mi butto, vai. Ok, siamo arrivati a Malibu. Magari ad averci una casa così nella realtà a Malibu. Allora, facciamo una cosa, ragazzi. Cambiamo veicolo e prendiamoci appunto la Koenigsegg Jesko, che voglio modificarla. Dove sta? Eccola qui, scegli. Facciamo subito personalizza. Ah, vedete, ragazzi. Io ieri avevo shoppato appunto le ruote, queste qui. Roffo linea rossa, gliele mettiamo subito. Poi ho il fumo, ragazzi, mettiamo anche il fumo. I led addirittura li posso mettere. No, per ora li ho bianchi o viola. Proviamo un attimo con bianco. E poi il clacson, ragazzi, ma mettiamo subito quello che shoppai ieri del gatto, giusto perché è una cosa tra virgolette rara. Poi torniamo indietro, vediamo un attimo pezzi decorativi. Qua abbiamo comunque tanto da fare, ci possiamo sicuramente divertire con le modifiche. E ok, vediamo un po', ragazzi. Io cercherò di mettere qualcosa di bello, ovviamente, secondo quello che piace a me. Quindi questo qua, il 5, acquista, ok. Paraurti anteriore, quanti ne abbiamo, ragazzi? Wow, 12. E a questo punto, ragazzi, io gli metto questo. Guardate che fari adesso rispetto a questi. Questo, dai. Poi parafango anteriore. Ah, me lo fa più bombato. Dai, mettiamo tutto, vai. Modifichiamola così al massimo. Cerchioni, lascio questi qua originali della Jesko. Anche se abbiamo anche questi qua cromati, ma preferisco neri. Colore pinza, ragazzi, ovviamente. Ma anche verde lime non mi dispiacerebbe. Sì, verde lime in onore della Gang The Families. Specchietti, vediamo un po'. Anche così sono belli. Ok, minigonne. Gliele mettiamo sicuramente, ragazzi. Gli mettiamo queste qua. Alettone posteriore. Oddio, ragazzi. Guardate questo quanto è cattivo. Vediamo un po'. Eh sì, ragazzi. Mettiamo l'ultimo. Paraurti posteriore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. C'è veramente l'imbarazzo della scelta. Sicuramente metto questo perché, come vedete, mi oscura anche un po' i fari. E quindi sì, ragazzi, mettiamo l'8 di 8. Per quanto riguarda gli interni, ma anche nera, ragazzi, anche nera così com'è va bene. Inutile comunque strafare mettendo colori strani, ok? Vediamo un attimo le livree per sfizio, ok? Top 100. Bella. Vabbè, queste qua sono le livree che fanno veramente schifo, ragazzi. Io non so come fanno ad averle scaricate 1231. Ma com'è possibile? Anche questa qui non sarebbe male, ragazzi. Visto che a me piace molto il verde lime, il nero, non sarebbe male per niente. E dai, mo gliela applico. Poi se non ci piace la cambieremo. Poi prestazioni. Qua possiamo modificare un po' di robe e mettiamo tutto al massimo, ovviamente. 320, 312, 319. Oh, pezzo giallo.
adesso va forte sicuramente. Comunque ragazzi, poi forse... Oh, 1416 cavalli adesso. Adesso va veramente forte, ragazzi. Allora, ora vi faccio vedere tutto. Questo qua è il clacson. Il gatto. E guardate qua. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Le basse cose. No, no, è bellissima, ragazzi. Ma avete visto quindi come fa il mio fumo? Voi quando partite fa così. Che figata lo spoiler che si alza quando raggiungiamo, vediamo quanto. Tipo i 100. Che bomba, ragazzi, che bomba. Comunque fatemi sapere pure cosa ne pensate delle mie modifiche, che secondo me, ragazzi, è veramente bella come l'ho fatta, con questa livrea. 1, 2, 3. Guardatela con questi led, ragazzi, cattivissima. Vediamo un po' quanto fa. Siamo già a 300 qua in meno di pochi secondi. No, 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 ragazzi. Aia, sto traffico. Vai, riprenditi. Che bestia, ragazzi. Vai, spingi col nastro qui. No, non ancora, che ci schiantiamo qua, dai. No. Frena, ok. Oddio. No, comunque velocissima, ragazzi. Un missile. Veramente un missile questa macchina qui. Wow. Per chiunque, se stai comunque decidendo se comprarlo oppure no, prendetela ad occhi chiusi. Non ve ne pentirete. Vai col nostro qui. No, no, ragazzi. Questa viaggia. Questa ti sicuramente con dei pezzi migliorati ti fa pure 500 questa qui, ragazzi. Addio. Andiamo alla prima. Così. Quanto sono belle queste macchine, ragazzi. Cioè la Jesco veramente la sto rivalutando. È veramente una bella macchina, anche per come è fatta. Il design, le linee, è veramente una bella macchina, ragazzi. Pure molto moderna. Mi piace veramente tanto. Guardate qua che potenza. Siamo a 300 qui in questi, in queste strade, dove si può andare secondo me a 50. No. Oh, ci sono volpe. Eh sì, vabbè, il clacson del gatto su questa macchina, ma non ce lo vedo proprio. Bomba, ragazzi, bomba, bomba, bomba. Spero comunque di poter fare dei raduni con delle persone, perché il gioco merita ancora, ragazzi, ancora oggi nel 2020, per me merita veramente tanto. Non mi ha mai annoiato, mai lo farà. Se comunque sono un po' lontano da The Crew è perché comunque devo anche pensare a ciò che mi va bene, GTA 5, no, fare video lì, però resta sempre uno dei miei giochi preferiti questo qui, ovvio, in assoluto, ragazzi. I giochi di auto, primo posto questo, metto sempre. Perché guardate i viaggi che vi potete fare in solitaria,
ve ne andate qui tranquillamente con un po' di musica in sottofondo, veramente volano le ore senza annoiarvi, perché poi la mappa è gigantesca. Comunque dai ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, arriviamo a 2000 like e lasciamo e facciamo ovviamente la Bugatti Divo. Ok ragazzi, bella a tutti, ciao ciao.